Positivi, secondo il sindaco di Calatabiano, Giuseppe Intelisano, sono stati i giorni di presidio da parte dei sindaci al nosocomio Giarrese. La mia presenza oggi qua, ma anche negli altri giorni, ha assunto sicuramente, dei riferimenti diversi rispetto al passato. Bisogna garantire il diritto alla salute, l'abbiamo detto in tutte le direzioni possibili, e Giarre non può rappresentare un momento di scollamento tra Acireale e Taormina. Quindi voglio immaginare che si giunga ad un risultato definitivo dall'incontro di giovedì, ci voglio almeno sperare. La settimana è stata importante perché sta a testimoniare che i sindaci ci sono presenti, cercano di difendere perché il loro presupposto, soprattutto il principio di interesse, non solo, ma anche il loro mandato, quello di essere responsabile della sanità sul territorio. Quindi noi siamo qua per dire che l'ospedale di Giarre c'è stato e ci dovrà essere sempre. E credo che anche nell'ottica di quello che stiamo dicendo, cioè dire, credo che i due ospedali possono convivere, sono ospedali riuniti, associati, bisogna andare associati, vediamo le specialità e le facciamo sopravvivere tutte, perché questo territorio messo insieme sono circa 220.000 abitanti, quindi tutti possono avere questa grande realtà. Cosa ci si aspetta dopo questa presenza fattiva dei sindaci qua? Ora c'è un incontro con la sanità in cui partecipa il capo distretto. Giovedì l'abbiamo invitato a confrontarci. Aspettiamo risposte, ma più che risposte aspettiamo certezze. Le risposte sono sempre i discorsi che valgono. Certezze, tempi.